Comprendere, prevenire, mettere in sicurezza, sono questi i presupposti che si celano dietro la prima giornata nazionale della prevenzione sismica. Il 30 settembre in tutta Italia, infatti, gli ordini degli ingegneri e degli architetti si sono adoperati per la realizzazione di un evento volto soprattutto alla diffusione di una corretta cultura della prevenzione nei confronti di cittadini e privati. Arezzo in questo non fa eccezione. Così, in vista degli eventi in calendario sul territorio per domenica 30 settembre prossimo, ecco che ingegneri e architetti hanno dato il via ad un momento di confronto e approfondimento legato proprio alle tematiche di prevenzione sul rischio sismico. La giornata si è svolta nella Sala dei Grandi della provincia ed ha visto la partecipazione anche dell'ordine dei dottori commercialisti esperti contabili della provincia di Arezzo, che ha parlato appunto delle agevolazioni fiscali del sisma bonus e dell'eco bonus. Sì, si parla almeno del 70% degli edifici esistenti che, essendo stati costruiti prima dell'entrata in vigore della normativa del 74, non sono stati costruiti secondo normative sismiche. E poi ricordo sempre che la zonizzazione sismica, che è quella che guida poi i criteri di progettazione dei fabbricati, è stata mano a mano aggiornata nel tempo, no? Quindi Arezzo è sismica dall'82, ci sono alcuni comuni, come sono per esempio Marciano, Foiano, Prato Vecchio, che sono stati zonizzati soltanto a partire dal 2003. Quindi, insomma, diciamo che l'edificato civile e privato, almeno per il 70%, è una stima comunque vada calmierata, diciamo così, non sono costruiti secondo una normativa antisismica. C'è consapevolezza nei cittadini, insomma, voi ingegneri oppure i colleghi architetti che entrano nelle case, insomma, trovano persone pronte, capaci di capire queste tematiche, che conoscono magari anche le agevolazioni fiscali che ci sono, oppure è difficile far capire che rischio corrono? Dunque, diciamo che nei cittadini c'è tanta immobilità. Nasce un po' questo sentimento di paura quando alla televisione si sente parlare di eventi calamitosi che sono successi nel territorio nazionale. Alcuni, il terremoto del centro Italia è giusto un anno fa che è accaduto, no? Nonostante il fatto che Arezzo sia una zona a medio-alto rischio sismico, e abbiamo addirittura alcune zone come la Val Tiberina piuttosto che il Casentino, in cui la memoria storica anche degli eventi sismici è recente. Pensiamo che Monterchi, che è stato uno degli ultimi, uno dei più rovinosi, è stato fatto il centenario, l'anno scorso. Nonostante questo, però, anche i cittadini aretini non sono inclini ad una prevenzione attiva, nel senso che quello che è difficile per noi riuscire a far comunicare è che anche un edificato che ha delle mancanze dal punto di vista sismico, grazie alla tecnologia delle costruzioni che è andata avanti nel tempo, può essere migliorato, e attraverso questi meccanismi del sisma bonus adesso ci sono anche delle forme di finanziamento e di cessione del credito che sono veramente vantaggiose. Forse il problema fondamentale è che non si conoscono le tipologie di intervento possibile e non si conoscono i meccanismi di finanziamento. Quindi da qui l'esigenza anche di questa iniziativa, che ha appunto come obiettivo proprio quello della comunicazione e dell'informazione. Si può fare qualche esempio di interventi, anche magari più semplici, che si possono fare nelle varie tipologie di case? Ma sai, dipende dalla tipologia di casa, nel senso che ogni struttura è pensata per funzionare con certi comportamenti, no? Quindi una struttura in muratura dovremmo andare a fare tutti quegli interventi che garantiscono e migliorano il comportamento scatolare, quindi tutto quello che sono ammorzature tra le murature, rinforzi delle murature, ammorzature solaio e muratura portante, alleggerimento delle parti più alte. Allo stesso modo, invece, per intervento in un edificato a telaio in cemento armato, noi dovremmo andare a valutare la capacità resistente, a migliorare la capacità resistente dei nodi, quindi punti di incontro fra trave e pilastro, piuttosto che rinforzare le sezioni resistenti degli elementi principali, che sono appunto trave e pilastri. Diciamo che è importante che si capisca che non è possibile dare una ricetta universale per tutte le tipologie di edificato, quindi non si può pensare di individuare un intervento che vada bene per tutti gli edifici in muratura piuttosto che in cemento armato, in legno, quello che sia. È importante andare a contattare un tecnico esperto, quindi andare a contattare un ingegnere che attraverso una approfondita analisi potrà andare a suggerire quelli che sono i migliori interventi.
Diamoci una scossa, una prima giornata sulla prevenzione sismica, qual è il punto di vista, il polso della situazione da parte degli architetti? Dunque, gli architetti partecipano a questa iniziativa a livello nazionale, ovviamente insieme agli ingegneri. È stata promossa l'iniziativa dalla Fondazione Inarcassa, dai consigli nazionali rispettivi sia degli architetti che degli ingegneri. La giornata del 30 si chiama la giornata della prevenzione sismica, alla quale poi seguirà il mese della prevenzione sismica. Quindi è un primo passo che gli architetti e gli ingegneri insieme vanno a fare affinché sia divulgata nella cittadinanza la consapevolezza delle criticità che possono essere insite negli edifici in cui abitano. Quindi divulgare affinché appunto la popolazione si renda conto che attraverso degli interventi anche minimi si possa garantire la sicurezza degli edifici, sfruttando anche quello che da un punto di vista economico attraverso il sisma bonus viene ad essere messo a disposizione affinché interventi possano costare veramente poco attraverso un sistema di ecobonus e appunto il sisma bonus stesso. Quindi prevenire per poi poter evitare quello che purtroppo negli ultimi anni si vede, proprio per le caratteristiche geologiche che ha il nostro territorio, una sismicità con la quale dobbiamo convivere ma della quale non dobbiamo morire.